Mentre D'Artagnan stava raggiungendo Londra, la perfida Milady si intrufolava furtivamente nel castello del duca di Buckingham. Tanti amici e sono tutti spariti, certi se sono sposati e gli altri chi lo sa. Mi cerco giù al biliardo, non trovo più nessuno, consumo il mio destino. Mai sono addio, eh? Pechino niente, cado diavo, manco fino di cade Cristo. Ma strilla per sto diavo. Parigi, Agavegno, no, no, che sempre tu. Non mi lasciate solo, che solo non so che fa. Avevo tante donne che sono tutte squagliate, certe se sono sposate e le altre chi lo sa. Un mare di parole, un mare di promesse, vorrei che me sentisse almeno quella là. Non mi lasciare solo, non mi lasciare solo, non mi lasciare solo, che solo non ce lo sta. Non mi lasciare solo, non mi lasciare solo, non mi lasciare solo, oh, che solo finalmente, non c'è. Benvenuti a loro. Non male. Luca, arrivo. Dopo molte peripezie, D'Artagnan giunse dal duca di Buckingham. Intanto D'Artagnan attendeva di essere ricevuto dal duca di Buckingham. Oh, duca, buonasera. Sono D'Artagnan, una cosa di Francia. Devo parlare di una faccenda. Allora, sono venuto per ritirare il gioiello che la regina mi ha dato. Ah, la regina, sì, gioielli, un attimo. Perché faranno una festa e... Sono spariti tutti i gioielli, è rimasta solo questa. Come? Io non so veramente. No,
li ho sempre tenuti qua. Di sopra. Che scoperta, l'ho già detto anch'io. Comunque, se avete tempo un paio di giorni, potremo forse rimediare a questo spiacevole equivoco. E come? Dal mio gioielliere, Giorgini. Li facciamo rifare tutti. Non temete, non temete. In qualche modo faremo. Venite, venite con me. Venite. Andiamo da Giorgini. Giunto il fatidico giorno della festa, la regina attendeva trepidante i gioielli. Maestà, io direi che quello che avete indossato sia proprio il vestito ottimale per la festa. Sì, penso che sia migliore, va bene questo. Perché questi non mi sembrano adatti, onestamente. Quello vi rende bellissima, sembrate una Venere, poi fa contrasto, o per meglio dire, ben si sposa con questi capelli biondissimi. Come li volete, li lascio sciolti? Sì, sì, sciolti, grazie. Ora li devo tirare un po' su, arruffare un pochettino per mettere i gioielli. E così è arrivato anche questo giorno, L'ora X sta avvicinando. Sono mica tanto distesa, sai? Si vede, vostra maestà, ma voi dovete essere distesa, voi dovete essere bella, non dovete essere preoccupata. Perché stai dimenticando che i gioielli non li abbiamo ancora in mano? Ma no, non ne sto dimenticando, però i gioielli è come se li avessimo, perché voi forse dimenticate a chi è che abbiamo commissionato l'impresa di recuperare i gioielli, ad D'Artagnan, ed è fedele, la vostra maestà. Poi con tutti gli elogi che vi ho fatto l'altra volta, penso che non sia il caso di ripetervi, vero o no? Se no vi farei una testa, vi farei venire mal di testa alla fine. Comunque voi non dovete preoccuparvi assolutamente, guardate. Anzi, dovete preoccuparvi di come sarà la festa. Sarà una festa, secondo me, abbastanza, per così dire, pallosa. Io maledico solamente il cardinale. Davvero? Perché è stata tutta colpa sua di questa festa. Comunque la facciaccia, com'è brutta, come il cardinale, proprio viscido, sì, avete proprio ragione. E quell'altra come si chiama? Quella dolente, diciamo. A pensare di incontrare certe persone, mi farei proprio a meno. Ha una faccia quella, mi scusi, è una prostituta che guarda una cosa, adesso non è per fare pettegolezze, perché sapete che io sono una dama, non una dama, insomma, una serva di corte, molto che sbaglia fare i suoi, io non lo dico mai, no? Però insomma, quella Milady non mi piace per nulla. State attenti, perché quella mi sa di una donna che ordisce trame. Oh, l'odio proprio. Ecco. Speriamo che vada tutto bene. Ma no, finché non li vedo, io ho molta paura. D'Artagnan arriverà, ve lo dico io, ve lo garantisco. Guardate come siete bella, maestà. Certo, manca qualche gioiello, ma arriveranno anche gli altri gioielli. Speriamo. Intanto mettete questi anelli. Sì. Qualche ora dopo. E c'è la protezione di giorno indossarle. Costanza, ecco, mi è arrivato! Amore mio! Mi siete fatto male? Giusto in tempo. I gioielli dei fondati. Un po' all'orecchia. Ah, un bacino. Basta, fammi sedere. Credi che sono stanco, morto. Sei stanco di morire, fate i piedi Ercole. Peggiore la cosa. Ancora non lo dico niente perché mi sento male solo a parlare. Chi fai dei colpi? I gioielli, ce li hai? Ce li hai? Li hai portati? Ma i gioielli? Oh, Dio mio, non mi dare questa delusione. Che mi Eccoli qua, ce l'ho. Mi metteresti uno schiaffo, ma ti do un bacino. Grazie. Allora c'è questo qua, so. Un altro? Perfetto, ok, va bene. Va bene, vado subito a chiamare la mia regina, gli darò un colpo. Aspettami qua, mi raccomando, non si muove. Sta piano. Io invece mi farei assaltare D'Artagnan, è piacere di conoscere. Non potrò mai ringraziare per questa grandiosa impresa che avete compiuto per me. È stata dura. Ma il duca vi ha aiutato? Il duca è una pezzontina squisita, perché gli aveva rubato i gioielli, no? E allora gli ha dovuti rifare. Da chi gli avete rifatto? Tempo di record, dal suo gioielliere di fiducia. 2 giorni ci ha messo, 2. Lo sapevo che ci avrebbe aiutato sicuramente. D'Artagnan, ho
Oh, vogliono visitare la regina. Maestà? Oh, vi ringrazio molto. Ci stanno proprio tutti. Ma ora portate di sbrigarci. D'Artagnan, togli il disturbo. La regina deve continuare la sua preparazione. Va bene, vado a far bello presto stasera io. Vi ringrazio ancora. Saprò come ricompensarvi. Ci vediamo dopo la festa. Arrivederci. Maestà, è tutto. Mi stropicciate tutto. Mi raccomando la svelta. Sei vaccinata, sta. Avete visto? Il mio prodigio D'Artagnan, ancora una volta, l'ha fatta. Caro re, la regina non si vede. Sai com'è? Dove è andata? Sarà a truccarsi. No, per me ho perso i gioielli. Perché un po' di vento te sta tenendo, mi sono parpagliato di dietro. Il mono per me non li ha persi, vedrai che tra un po' arriverà. Ma speriamo, perché adesso ci volete adesso qua la pesca. Guarda un po'. Parpagione, vieni un po' qua. Vieni oltre. Vai un po' a chiamare Costanza. Subito, maestà. Vai, vai. Beh, non si vede. Oh, visto, come ecco. Regina? Bravo, come va? Vieni qua. Molto bene. Un po' in ritardo perché era un po' più. Come vai in ritardo? Hai fatto il trucco, visto? Sì. Ma visto però i gioielli ci sono, ma guardi, proprio tutti quelli che gli ho regalato a lei, vostra maestà. Guardate, proprio tutti, sono autentici. Ehi, cosa mi hai detto che non c'erano i gioielli, eh? Quello è sempre costruito molto. Hai visto? Mo? Se li ho regalati io, gli ho pagati tanti soldi. Dubito! Cosa dubiti? Dubito! Con tutto! Ha visto? Qua c'è qualcosa che non va. I gioielli ci sono, sono questi! Ma tutto è impazzito, per l'amor di Dio! C'è pazzetta qui! Non parlare male dei miei gioielli! Questa casa io non posso star zitta, comunque litigate pure! È ma a me che ti paghi il letto, le tipe! Ma stai, stai! Andate! Portatevi via sta schifa! Sì, ma allora, cosa mi vieni a raccontare dei gioielli? Via che te la manco qua, a conserva, i gioielli io non so, i gioielli non ce li hai, qua sei cornuto, ma che stai facendo? Ma state a spegnere la vostra regina! Andiamo, dai, andiamo, regina, sì. Primo ministro cardinale Richelieu! Grandata gentia! Ne canta nessuno, sono il primo! Da questa parte, eccellenza. Buonasera. Lei è quella schifa che c'era anche lassù. Ma eccellenza, almeno ma vada via, vada, brutta schifa. Che non pulisci neanche le tovaglie. Questo chissà quanta gente che è, vale che è un'anima. Ma mi ha detto che adesso arriva la principessa Abdul, Abdel e la piccola Abdelina Junior. Yeah.
Oh, Milady, accomodiamoci a questo tavolo, ci devo dire due cose. Prego. La regina ha i gioielli. Cosa avete combinato? Io ho rubato quelli che mi avevate detto, eccoli qua. Guarda, ce l'ho pigliato anche qua. Io l'ho rubati, sono uguali. Devo portarli tutti a farmeli vedere. Sono uguali e identici. Perché non Ehi! Voi qua, Carlotta. No! Ho scoperto tutto. Voi due avete fatto la tresca, avete rubato i gioielli alla regina e noi siamo andati fino all'orda. Io non ci sono arrivato perché sono dovuto andare a Sorbola a prendere le sigarette. Comunque l'altro ci ha rifatto. No, noi non c'entriamo non niente, c'entra. No. Lo sapevo, da quel giorno che mi avete lasciata ho subito pensato che eravate una... Oh! E adesso vado Passa un naso, da dirla alla mamma. Passa un naso! È inutile. Non ti sei andato te a Londra, l'hai detto. A cosa ti lamenti? Manda qua quello che c'è andato. E adesso vado, sai chi vado a dirlo? Sai chi va a re. Ciao. Dove va a dirlo? Chi? Al re vado a dirlo. Ciao. Ehi, ehi. Che schifo che è quel ragazzino lì. E adesso? Adesso mo prendo. Sì, me li tengo io sì, Gioia. Dove me li metto? Metto un segno. Andiamo. Piano, eh. E basta con sta lagna, per vinci. Vai, cambiamo un po' musica, un po' vai, vai. Bravo, con Athos, il re e la regina decidono la destituzione del cardinale primo ministro Richelieu. No, il cardinale, mi pare gioiello. E mi vedi? Non se ne è svelato, chissà dove sarà andata. Davvero? Non si è più vista. Adesso, quando becco il cardinale, ora glielo chiediamo. Sì. Ma dov'è? Ah, non so. Oh, eccolo lì che arriva. Parli del diavolo. Spuntano le cose. Si vede che la carica non è da. Sì, non è proprio data questa carica. Dimmi un po'. Aspetta, scusa, è un coglio. Tanto tra un po' ti taglierò la testa, non c'è bisogno di quel capellino. Dimmi un po'. Ma Milady. Ah, Milady ne sono nuova! Si è messa con mezzo alla gambe! Ah, è volata per altri lidi. Quella prostituta. Chissà dove stava. Sì, ma in ogni modo questa azione da te non me la sei mai aspettata. Di rubare. Che azione? Ma cosa ti ho rubato? Ti sei messo d'accordo con Milady per rubare i gioielli alla regina. Guarda che gioielli, baumifante. Le mani. Sta brigia, la giacca, ti già taglia il par di polsi che già manate lì, sai. Sì, guarda che gioielli ce l'aveva il duca, ce l'aveva. Buckingham, come si chiama. E mai ce l'aveva il duca di Buckingham. Molto semplice, aveva fatto un lavoro per me, gli avevo lasciato impegno, poi dopo l'avrei pagato me l'avrebbe restituito. Era venuto a stapparci il lavandino. No, aveva compiuto una bella impresa per me, molto molto importante. Hai visto che non sono cornuto? No. Te che volevi farmi chiedere? Tu sei becco e cornuto, Baumire. Avete contestato queste cose? Posto di alto così. Va bene, va bene. Vabbè,
ogni modo adesso la tua sorte, guarda, la lascio nelle mani della regina. Mi trovo se mai qualcuno mi usò. Sì, sì. Oh, che bello, bel compito. Ah. Smettila, vattene via. Che non sarò poi tanto crudele. No. Mi accontenterò di restituire questo nobile, sì, nobile. Beva, nobile, beva, sì, beva, nobile. Beva, beva, questo è un lurido. Verde. Ah! Oh! Con questo mi sono chiede, arrivederci. Ciao. Vai, vai. Visto, ti ho già fatto un barde, vai. Anzi, sai cosa ti dico? Ti faccio tagliare la testa adesso. Te l'hai sempre con la serva. Quale? Come mi la serva una volta viene una schifa? Sì. E anche sta chi che la porta lì da lavare. Sì, 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 vai, vai, vai. Che ti taglio la testa poi. Pochissima mania, vero? Ah, finalmente me ne sono liberato. Ed è tutto individuo. Non ho più nessuno, mi sento davvero fallito. Senza soldi, senza casa, senza te. Spero soltanto che questa sfortuna mi debba lasciare, dovrà pur finire, e cerco qualcuno che possa prestarmi dei soldi. Per giunta fra poco sarà l'onomastico tuo. Pelliccia, ma non ho il coraggio di farmi vedere, io sono un fallito, mi spiace, non posso cambiare. Nessuno mi aiuta, nessuno mi tende la mano. È un'idea, sta giungendo piano. Sono un fallito d'onore, per questo vergogna di farmi. Fino a te ho aperto i miei occhi e vedo. Fino a te, amarti è l'immenso per me. Anche se in fondo io non ci credo, cerco non lo so, ma so che adesso sei tutto ciò che trovo io. Ma al paio
scena.